Buongiorno. George Clooney è arrivato attorno alle 10, ha salutato i fan che lo attendevano anche da ore, poi è entrato nel Teatro Petrarca blindatissimo per l'occasione. Ad Arezzo sono state infatti girate alcune scene del film JKL diretto da Noah Baumbach. Il teatro aretino è stato scelto come set. Un'emozione grandissima, ho atteso più di due ore e mezzo, ma avrei atteso tutto il giorno, un'emozione grandissima, un grandissimo attore e... è stato molto gentile, anche quando è sceso di macchina, si è voltato, ha detto buongiorno, insomma molto, molto carino veramente, un grandissimo attore. A procedere Clooney, un'altra stella hollywoodiana, Adam Sandler, che è sceso da un van nero, si è anche concesso per qualche selfie. Io ho avuto l'onore e l'onere, diciamo, di incontrare Adam Sandler sia a Montecatini che anche qui a Arezzo, perché lui, come si può dire, è uno di noi, sono rimasto basito davanti a tutto ciò. Stiamo aspettando con grande attesa George e Adam e niente, siamo appostati qui fuori nella speranza di vederlo. E quante ore li attendete? No, siamo arrivati da poco, la nostra professoressa di greco ci ha fatto il grande regalo di venire qui fuori e insomma di provare a incontrarlo, di fare questa esperienza. È stata poi la volta di Ayla Fisher, attrice australiana protagonista di numerose pellicole di successo come I Love Shopping. Nel film anche l'italiana Alba Rohrwacher, oltre ad altri attori. Dall'ingresso principale del teatro invece sono entrate le numerose comparse. L'area, accessibile ai curiosi, è stata comunque presidiata da agenti di polizia dello Stato, municipale e carabinieri, presenti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Le riprese del film erano iniziate qualche settimana fa in provincia di Piacenza per poi spostarsi in Toscana.